Buongiorno. È noto che la scienza non è in grado di stabilire né se Dio esiste, tantomeno se Dio non esiste. Ora, come sappiamo, esistono moltissimi scienziati credenti che conservano la fede. Esistono altrettanti atei. Coloro i quali contestano l'esistenza di Dio hanno come riferimento l'evoluzione. Cioè, per esempio, il darwinismo, le scoperte di Darwin sull'evoluzione della specie, secondo gli atei smentiscono l'esistenza di Dio. Tutti gli studi sulla natura, l'evoluzione, che da una unica fonte di vita ha creato l'uomo, come oggi noi lo vediamo, l'essere umano, sono, secondo gli atei, la conferma che Dio non esiste e che la natura si evolve attraverso proprie elaborazioni, caso la necessità di modo. Ora, a me pare che questo modo di affrontare la questione sia radicalmente sbagliato. Perché? È un po' come se noi considerassimo un'opera d'arte e non negassimo la creatività, la fantasia, assumendo che l'artista procede mediante tappe, fa determinati atti, fa determinate cose, quindi è un processo esclusivamente materiale, non c'è nulla di fantasia, non c'è nulla di creazione. Quindi la creazione dell'artista non esiste, è semplicemente una serie di atti. Ora, noi sappiamo che la creatività esiste perché semplicemente per la semplice ragione che non tutti gli esseri umani sono in grado, sono capaci di creare delle opere d'arte, soprattutto creare delle opere d'arte veramente importanti. Per citare i soliti, cioè Leonardo, Michelangelo, Raffaello, non sono così frequenti nella storia dell'umanità, diciamo così. Quindi, se questo aspetto è vero, chi ci dice che non avvenga la stessa cosa nell'evoluzione della società, essere umano incluso? Cioè, la Bibbia probabilmente sbaglia nel presumere che Dio abbia creato il mondo in 7 giorni, fiat lux e tutto il resto. Ma la Bibbia l'hanno scritta gli uomini, hanno dato loro un'interpretazione di come è avvenuta la creazione e quindi l'hanno enormemente semplificata. In realtà è possibile, ovviamente io non essendo uno scienziato e tantomeno un profeta non posso immaginare come effettivamente siano le cose, quindi la mia è una semplice modesta ipotesi che prevede che non si possa escludere che la creazione sia seguita attraverso i diversi passaggi. Può essere svolta in 2 modi, per esempio con la semplice creazione delle regole. Se si creano, come avviene nella scienza, che si chiamano protocolli, no? La scienza crea dei protocolli seguendo i quali si ottiene un determinato risultato. Ora, supponendo l'esistenza di Dio, ha creato dei protocolli della natura, per così dire, chiaramente è un modo di dire perché non è esatto, ma è un riferimento così cercare di chiarire, per cui la natura si evolve in base a queste regole create e la natura si evolve continuamente dai tempi dei tempi e continua oggi
nella propria evoluzione. Non si può escludere che il demiurgo che ha creato la natura attraverso le regole abbia anche previsto la decadenza, abbia anche previsto i disastri ecologici che sono in corso e abbia anche previsto l'estinzione della nostra specie o addirittura l'estinzione del pianeta. Noi non siamo in grado di stabilire questo. Noi conosciamo alcune cose, ma in gran parte sappiamo ciò che avviene, ma non sappiamo perché avviene in molti casi. E quindi in pratica il discorso sulla natura, la credenza o non la credenza, ripeto, la mia è un'ipotesi, non sostengo nulla perché non ho sufficiente conoscenza e scienza per sostenere una tesi precisa, semplicemente ipotizzo che il fatto della creazione non sia stato un atto, come dice la Bibbia, in sette giorni, ma sia continuo. Tuttora si crea, tuttora si crea, la natura si evolve, si distrugge, si ricrea. E anche questa forma di distruzione progressiva data dall'inquinamento, questi comportamenti umani, perché un altro errore che secondo me facciamo è che confondiamo etica e religione. Questa confusione è estremamente grave perché attribuisce a Dio il comportamento umano. In realtà Dio potrebbe, ripeto, siamo sempre nel campo dell'ipotesi, potrebbe essere totalmente disinteressato dei nostri comportamenti. Cioè la nostra degradazione è una cosa che riguarda noi, non è detto che riguardi Dio. Questa è un'ipotesi che fanno i religiosi, che fanno coloro i quali credono in queste cose. Potrebbe non essere così. Tutte le forme di depravazione, tutte le forme più laide del comportamento umano, potrebbe benissimo essere che a Dio non importi assolutamente nulla. Fa parte della evoluzione o involuzione della natura, degli esseri umani, dell'universo, del pianeta. Quindi noi non sappiamo cosa succede. Adesso recentemente è stato scoperto qualche milione d'anni da noi un altro pianeta nel quale pare esista l'acqua, quindi è possibile che esista la vita. Ecco, noi abbiamo scoperto questo piccolo particolare e non sappiamo nulla. Quindi trovo estremamente puerile sia la negazione sia l'affermazione dell'esistenza di Dio. Ecco, e questo però non è del tutto neutro. Non è del tutto neutro, perché la spiritualità che ciascuno di noi può coltivare, l'amore per il bello, il rispetto per la natura, il rispetto per gli esseri umani, prescindono da un discorso che si richiama la religione, che si chiama a supposte regole etiche, hanno un valore in sé. Non hanno bisogno di una giustificazione religiosa, non hanno bisogno dei crismi di una Bibbia, di un Vangelo o di un Corano. Sono valori in sé, cioè la bellezza è un valore in sé, i comportamenti positivi hanno un valore in sé, la spiritualità, la sensibilità, la fantasia, la creatività è un valore in sé. Purtroppo è negativo, perché chiaramente in natura esiste negativo e positivo. Il negativo sta nel fatto che prevale la materialità. Siccome noi siamo animali, comunque sia, ci siamo evoluti, basta, senza bisogno di creare giustificazione. Io ho sempre trovato sommamente ridicola l'idea che noi siamo l'immagine di Dio. Trovo questa idea semplicemente folle, perché se consideriamo l'immensità dell'universo e la
pochezza della nostra conoscenza, della nostra scienza, presumere che Dio abbia la nostra immagine è un atto di arroganza e, a mio parere, anche di stupidità veramente grande. L'idea che Dio possa avere l'immagine di Bergoglio mi fa venire la pelle d'oca. Ecco, questo è il discorso. Quindi, ecco, noi facciamo una grandissima confusione assumendo che l'etica, quando le persone si comportano, per esempio, in modo sbagliato, no? Noi vediamo oggi nelle città comportamenti depravati, sessuali, droga, eccetera, hanno già un castigo in loro stessi, per il solo fatto che attuano questi criteri di vita, hanno già il castigo. Non è necessario pensare al castigo di Dio, al peccato, non c'entra nulla. È in sé già il castigo, così come premio la spiritualità, la bellezza, l'amore per il bello. Questa è la mia opinione e penso che dovremmo riflettere su quello, perché sfrondando, perché in fondo quando noi sosteniamo la tesi della esiste l'etica, esiste la religione, ma io vado contro perché i preti, ma i preti sono dei poveretti che hanno scelto quel mestiere e parlano, dicono le cose che hanno imparato sui libri. Nessun prete, e tantomeno Bergoglio, ha un dialogo diretto con Dio. Quindi, allora io vado contro queste cose, allora faccio, fai quello che vuoi, ma non c'entra assolutamente nulla con l'eventualità dell'esistenza di un Dio. Tu ti degradi, tu fai delle cose volgari, stupide, e sono affari tuoi. Ecco, l'idea che tu abbia come giustificazione il fatto, questa frase che io trovo francamente ormai nauseante, rompere i tabù, ma quali tabù? Cioè ciascuno vive come vuole, risponde di come vive, cioè il dramma piuttosto è, essendo in una società ingiusta, ingiusta nei due sensi, uno perché non applica l'equità, non è in grado di farlo a partire dall'origine dell'organizzazione economica e produttiva. Due, perché in realtà poi giustifica comportamenti ignobili e ricorre che ricadono a danno della società. Quindi non c'è neanche questa capacità di applicare una giustizia umana, lasciamo stare la giustizia divina, quello non sappiamo neanche che cos'è, ma semplicemente una giustizia umana, per cui comportamenti degradati poi ricadono sulla società, e la società, secondo la vulgata corrente, deve farsene carico. A me questo pare sbagliato, poi ovviamente non sono certo in grado né di impedirlo nulla, però è la mia opinione. Ecco, mi fermo qui, lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.